Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Abbiamo fatto il check che dovevamo fare e partiamo con questo podcast mensile, sempre in compagnia di Andrea. Siamo chiaramente nel mese di ottobre, per cui tutto a tema Halloween. E giustamente il collega ha suggerito qualcosa che in realtà io non conoscevo. Qui te lo dico già, non ero assolutamente a conoscenza del tema che hai scelto di trattare riferito appunto a Conan Doyle, cioè non me lo sarei mai aspettato, forse anche per una visione, no, un po' stereotipata, che noi ci vincoliamo a quello che è il personaggio per eccellenza di uno scrittore e poi facciamo un po' fatica ad andare oltre, no? Sì, è così, nel senso che Arthur Conan Doyle, è stato sovrastato, soverchiato dal suo personaggio più famoso. Mi è venuto in mente un po' quel discorso che si è fatto in questi giorni con un attore e un'attrice che sono morte. Penso ad Angela Lansbury, che ai telegiornali, siccome non sapevano nemmeno loro come si chiamasse, continuavano a dire: è morta la signora in giallo, cioè è morto un personaggio. Ok, morto Hagrid. Ok, cioè, con Arthur Conan Doyle è un po' la stessa cosa, cioè c'è un personaggio che sembra che abbia scritto lo scrittore, no? Fa un po' ridere come cosa, ed è quello che è successo. Tra l'altro, poi magari lo vediamo meglio nel dettaglio, Arthur Conan Doyle cercò di uccidere Sherlock Holmes sulle pagine e ci riuscì, ma siccome la rivista su cui pubblicava perse un gran numero di lettori e questi poi gli scrissero indignati per la sua morte, Arthur Conan Doyle fu costretto a riportarlo in scena diverso tempo dopo con nuove storie, in una addirittura che adesso non ricordo esattamente quale fosse, comunque in una Sherlock Holmes compare semplicemente per un quarto della storia, cioè lui ce l'aveva messo dentro, ma in realtà raccontava tutt'altro, no? E fu uno dei suoi escamotage. Però insomma ci provò a farlo fuori, non ci riuscì, e possiamo dire oggi che il personaggio di Holmes gli sopravvive. Lo vediamo anche dal tripudio di serie TV che ci sono state in questi anni, anche perché i diritti sono scaduti sul personaggio, i diritti quelli che spettavano a Famiglia and Co. E di conseguenza c'è stato un grande rilancio di questo personaggio. Però c'è tutto un mondo dietro Arthur Conan Doyle. Beh, anche qui, no? Mi viene da pensare in maniera anche un po' cinica, che cosa la fanbase può fare di buono e che cosa la fanbase può fare di negativo. Il fatto che per necessità editoriali tu debba riesumare un personaggio che per te scrittore è morto, secondo me è un grande smacco, nel senso che e tu poi magari mi confermi o mi sconfermi questa cosa, visto che sei uno scrittore a tutti gli effetti, se tu scegli che un personaggio scompaia, muoia, o quantomeno che la sua avventura sia finita, è quasi una violenza, no? Dover forzare quel personaggio a rintraprendere nuovamente una storia che forse non ha neanche più bisogno di essere raccontata. Diciamo che fondamentalmente due sono le strade che uno può percorrere: o uccidi il tuo personaggio, come ha fatto lui, oppure lo stravolgi. E tu che sei scrittore, che l'hai creato, lo puoi fare. È in tuo potere, perché sei tu che l'hai ideato e tu puoi farne ciò che vuoi. Ok? È diverso il discorso di chi invece reinterpreta un personaggio di altri. Facendolo, cioè, appropriandosi in maniera indebita e stravolgendolo, okay? Lo vediamo, di recente ho parlato per esempio del film Blonde, che prende Marilyn Monroe per raccontare tutta un'altra storia rispetto a quella di Marilyn Monroe, con dei vaghi appigli di verità storica, ma molto vaghi, okay? Perché? Perché fare un personaggio nuovo da zero era molto più complicato e creava meno interesse in rete, okay? Meno interesse di condivisione. E quindi, secondo me, Doyle si è trovato in quel punto in cui il personaggio l'aveva ammazzato. Continuò a scrivere, però si era accorto che non riusciva più ad avere la stessa identica platea di prima, di aficionados, chiamiamoli così. E lui fece una cosa simile. Allora, cambiò il tiro, a parte che appunto Holmes lo fece in qualche modo resuscitare, e vabbè, ce lo mettiamo da parte. Ma se noi andiamo a vedere quello che succede alla saga del Dottor Challenger, che dopo introdurremo, la terza storia, che esce anni dopo le prime due,
è una vicenda in cui il dottor Challenger, che dovrebbe essere il protagonista, è una figura marginale. Perché? Cosa ha fatto Doyle? Si è accorto che ucciderlo non serviva a niente, che il dottor Challenger, tutto sommato, dopo Sherlock Holmes, era il suo secondo personaggio più riuscito, e ha detto: benissimo, facciamogli fare cose che lui non avrebbe mai fatto. Per esempio, facciamolo indagare sullo spiritismo. Ok? Ok. Cioè, queste sono le strade. Dopodiché, personalmente, io prendo una terza via, che è quella di non creare personaggi a cui la gente si possa affezionare, almeno non troppo a lungo. Cioè, non sono un fan delle lunghe epopee, così. Credo che siano qualcosa che funziona bene, funzionava bene una volta nell'epica, e basta, solo lì, secondo me. E quindi io tendo invece a dare ai personaggi un valore di simbolo, okay? Più che di caratterizzazione a 360 gradi. Cioè, sono poco psicologo con i miei personaggi, ma magari sono più un caratterista per determinati aspetti psicologici, okay? Perché per me devono rappresentare qualcosa di specifico. Non so, hai Sì, capito? assolutamente, capisco benissimo quello che vuoi dire e qui secondo me si crea un po' quella situazione in cui ogni scrittore nel creare quelli che sono dei personaggi che per lui possono avere. Ecco, tu utilizzi molto il concetto del simbolo, cosa che secondo me non è comune a tutti e chiaramente non sei l'unico, ma l'idea è difficile oggigiorno avere degli scrittori che utilizzano, no? Come per veicolare un messaggio un protagonista e quel protagonista non è che diventa usa e getta, però tendenzialmente è fine a uno scopo ben preciso. Sì, ha Terminato il una suo scopo, funzione. esatto, terminato il suo scopo, il personaggio cessa la sua esistenza. Poi siamo in un'epoca in cui, secondo me, per la scrittura ci sono persone che hanno la voglia di scrivere quintalate di pagine che non necessariamente sono delle pagine godibili o di grande qualità, perché Per i anche lì. marti. Per i marti, certo, ma ripeto, lui non è, secondo me non è l'unico, siamo pieni di scrittori, specialmente nel fantasy, e secondo me questo è proprio il problema del fantasy in generale, cioè la necessità di dover spiegare ogni singola cosa e ampliare sempre di più un mondo che sembra essere fin troppo vasto delle volte, però senza concentrarci troppo su questo aspetto. Una cosa che mi interessava toccare magari un po' di più è questo fatto, no, del riprendere qualcosa di non proprio ed evolverlo. Vedi quello che succede col Pantheon di Lovecraft, no? Dove non essendo stati i diritti depositati, io posso utilizzare alcune parole senza, cioè alcuni nomi, alcuni luoghi anche geografici senza che nessuno mi dica nulla. Diciamo, alcuni topoi del personaggio, dello scrittore, ecco. Sì. Sì, poi ci sono. È ovvio che, sai, quando spari 100 colpi, magari uno va a segno, no? Quindi ecco che nel caso di Lovecraft, se vai a vederti certi film di. Aspetta, che se mi sfugge il nome. No, Cronenberg, quell'altro grandissimo regista horror. Dio mio. Dopo mi verrà in mente e lo dirò, perché c'è una bella trilogia Lovecraftiana fatta da questo regista che vale veramente la pena vedere ed è riuscita. Oppure se pensi a Stephen King, a Shining, ok? Non a caso, di tutti gli adattamenti che sono stati fatti di film o serie TV presi da libri, da romanzi di Stephen King, lo stesso scrittore rinnegò a suo tempo Shining, che era quello che si discostava di più dalla pedante ripresa del testo. Perché? Perché Kubrick ne aveva fatto una cosa personalissima. Lo aveva reinterpretato, ma non come l'ultimo degli arrivati, cioè, con le mani, con l'occhio di uno dei più grandi cineasti del suo tempo. Ok? Quindi la competenza è il fattore chiave. Nel momento in cui tu prendi un mito, chiamiamolo sacro, per quanto possa essere sacra una cosa pop e popolare, c'è comunque una dignità dell'opera, proprio perché è arrivata a tutti. Molto spesso questo arrivare a tutti non è soltanto una commercialata, a volte perché c'è dietro qualcosa che è possibilmente universale, ok? Quindi quando ci si mette a reinterpretare queste cose, allora se lo fai come fan fiction, vabbè, basta che non mi dimentichi After e siamo tutti contenti. Se però vuoi fare una roba seria,
Devi andarci con, ovviamente con i guanti, con le pinze, e pochi ci riescono. Ci riescono quelli che hanno la competenza, vedi Kubrick con i testi di King, no? Sì. Ecco, Ma ad vai, dimmi. esempio, se tu guardi gli adattamenti che hanno fatto dei testi di Doyle nel corso della storia, ma c'è veramente poco di buono, eh? E noi abbiamo ad esempio di Spielberg Il mondo perduto, no? Jurassic Park, eccetera, eccetera, che vagamente, molto vagamente, si rifà a uno degli scritti del ciclo del dottor Challenger di Doyle. In realtà una delle scene è ripresa da un film degli anni 20, mi sembra, che era proprio Il mondo perduto, però, a parte questa parentesi qua, che non è nemmeno troppo legata al testo di Doyle, non è che abbiamo grandi interpretazioni. Forse la serie TV Sherlock, okay, fatta da Gattis, non mi Che ricordo il secondo. personalmente io non posso digerire. Cioè, ho visto la prima puntata e secondo me arriva proprio a un livello. Ecco, lì fonde quasi il misticismo. Perché cioè, delle robe sono delle sparate. Non è neanche un mentalista. Sembra metà tra un mentalista, un medium, e uno psichiatra forense. Cioè, dai, nel senso, un po' too much, secondo me. Però vedi, è diverso dallo Sherlock che tu leggi nei testi di Doyle. Non lo snatura completamente, però lo rilegge con gli occhi di oggi, lo rilegge nell'ottica appunto di tutta l'opera di Doyle, che aveva a che fare anche con lo spiritismo, no? E quindi va a inserire quegli elementi in cui il personaggio Sherlock non avrebbe mai creduto, ma lo scrittore Arthur Conan Doyle sì. E allora secondo me è una bella operazione, perché si sono bravi a scrivere loro, a fare le sceneggiature. Anche su altro materiale, avevano fatto anche la miniserie su Dracula che era uscita su Netflix qualche tempo fa. Anche quella è una rilettura di un mito sacro, potremmo dire, no? Che io ho trovato riuscita. Poi, no, riuscita non vuol dire che sia bella, Sì, chiaro. dico che ha una dignità propria. Poi può piacere come è stato riletto o meno, quello è un altro paio di maniche. Io certe cose non le ho condivise di quella serie su Dracula. Ma di fondo il modo di rileggere mi è piaciuto. È stata una cosa dignitosa e fatta bene, con competenza. È lì che sta il perno, secondo me. Ci sta, io per dirti, riguardo alla descrizione che fu fatta di Sherlock Holmes all'epoca, nel senso quando prendi il primo romanzo e ti presentano il protagonista, quando penso alla reinterpretazione di Sherlock fatta da Guy Ritchie e messa in piedi da Robert Downey Jr., io in realtà come personaggio lo trovo molto, molto credibile. Magari puoi non essere d'accordo con questa mia affermazione, ma c'è un motivo. Sherlock è solo, ma non è solo nel senso puro del termine. Quando lui viene descritto, è una persona fuori dal suo tempo. Perché se leggi è un grande pugile, un grande schermiode, una persona estremamente intelligente, però che oggettivamente è un po' fuori dagli schemi comuni e non si interessa. Ha delle abilità talmente tanto settorializzate da sembrare quasi. Sembra di avere quasi una semi-sindrome autistica, mi permetto di dire, perché è talmente tanto incentrato sul suo modo di vedere che il resto del mondo è veramente poco appetibile per lui. Per questo io l'ho trovato interessante, perché è un sensation seeker, no? Esclude tutto, vuole prendersi quelle due o tre cose e vuole essere il ragazzo fantastico. Per questo mi è piaciuto. Poi è innegabile che per me Junior sia un grande attore e di conseguenza non posso togliere questa cosa. Poi ripeto, come dici tu, ci sono opere che possono avere una loro dignità. Io, se devo dirti tra serie TV e film, per me mi dispiace film, perché la serie TV proprio non ce l'ho fatta. Guarda, il film, vabbè, non entriamo troppo nel dettaglio. Comunque il film io sì, l'ho apprezzato solo per l'interpretazione di Downey Jr. Per il resto l'ho trovata. Non è che è un film che mi ha molto entusiasmato, diciamo, il primo, perché poi ci dovrebbe essere anche un secondo, giusto? Forse, sai che addirittura mi sa che ce ne sono tre, però non vorrei dire una Ok, io mi sono cavolata. fermato al primo, lì Vai, vai, vai. ci ho rinunciato, perché invece la serie mi aveva particolarmente incuriosito. Anche perché do molto credito ai due sceneggiatori, anche con il resto del lavoro che hanno fatto, e io sto ancora pensando al regista. Guarda, se mi dai il permesso, te la cerco un Vai, attimo. vai, vai, vai.
Vabbè, tranquillo. Io intanto, nel senso, ne approfitto per spendere due parole sul fatto che la live di oggi, un po' come quella che abbiamo fatto con Misha, è una live che nasce con la voglia di trattare dei temi nella maniera giusta. Cioè, Rosemary's Baby, secondo me, è qualcosa che, come l'abbiamo messa un po' giù noi, difficilmente si trova. Così come oggi andare a parlare del professor Challenger è secondo me, un modo completamente diverso di riscoprire Doyle e speriamo che la nostra chiacchierata sopra possa essere poi di spunto per chi magari ha una conoscenza monotematica di uno scrittore che in realtà si è cimentato in imprese molto più eclettiche. Dai, mettiamola così, mi piace. Sì, io ho notato in realtà che vabbè, poi magari in ambito anglosassone c'è più interesse verso il resto di Doyle, ok? Perché? Perché ovviamente è un loro scrittore, quindi viene studiato a scuola e quant'altro. Ma in Italia ho notato che quando si inizia a parlare di Arthur Conan Doyle fuori da Sherlock Holmes, in realtà la gente è interessata a questo argomento, perché io ho visto anche sul blog, avevo pubblicato, sarà 2 o 3 anni fa ormai, dei testi dove citavo anche il discorso dello spiritismo, ho notato che hanno avuto un picco di visualizzazione rispetto ad altro, no? Ok. E detto, caspita, non me lo aspettavo. E dopodiché, chiusa la parentesi, era John Carpenter, mannaggia. Ah, ma sai che ti stavo per dire, ma forse è Carpenter, però ho detto, Eh boh, sì, è mi la sembra trilogia strano. dell'Apocalisse, Ok. perché la cosa, Il Signore del Male e Il Seme della Follia sono tutti e 3 testi ispirati a scritti di Lovecraft. Ovviamente è una reinterpretazione molto larga, molto alla Kubrick con Shining, ok? Quindi tu dici, ma cosa c'entra la cosa con Lovecraft? In realtà c'entra Vabbè, le tantissimo, è montagne della follia. l'estetica, è Sì. lo spirito che c'è dietro, è l'anima del film che ri recupera l'anima di Lovecraft. Allora, arrivo subito. Vai, tranquillo. Sì, diciamo che non mi aspettavo che tu mi citassi Carpenter paragonato a magari a un Kubrick, mettiamola così, però ci sta. No, Lo vabbè, apprezzo tantissimo, eh. Io lo su apprezzo cose tantissimo. diverse, sono 2 cose diverse, però era per seguire quel discorso, quel filone di pensiero secondo cui c'è una filmografia che si rifà a opere letterarie, chiamiamole sacre, e che riesce a farlo con dignità. Poi ovvio che la filmografia di Carpenter è tutta un'altra cosa rispetto a quella di Kubrick, ma perché Kubrick è un regista completo. Ovvio che anche Carpenter è un grande regista, però è più legato al filone horror, mettiamola così. Okay. Però sì, ovvio, sono 2 cose diverse, ma la competenza nella reinterpretazione di classici, secondo me, li accomuna e molto anche. Ok, e no, comunque ci sta, nel senso che secondo me mi trovi d'accordo, assolutamente d'accordo. Con questo, da dove vuoi partire? Come al Che io, solito allora, ho lascio a te la parola. delle note biografiche, ma giusto due robe che ci servono. Poi c'è tutto il discorso di Challenger e poi c'è il tema dello spiritismo. Dimmi quale di queste 3 cose ti vuoi concentrare. Guarda, io credo che secondo me la cosa più interessante sta a metà tra Challenger e lo spiritismo, secondo me. Più che Challenger le note e lo spiritismo. biografiche, che magari cioè, a me te interessano, sicuramente, però è una cosa che forse uno può anche ritrovarsi, no? Benissimo. Allora, ciclo del dottor Challenger. Per non sbagliarmi, ti recupero anche proprio in inglese come si chiamano. Lui scrisse 5 storie. Il primo è Il mondo perduto, The Lost World del 1912, che è un vero e proprio romanzo. Poi abbiamo La nube avvelenata, che in inglese sarebbe The Poison Belt del 13, quindi anno successivo, ed è un racconto lungo, dai. La terra della nebbia, The Land of the Mist, è del 26, e qui c'è un salto di 13 anni che porta a questo romanzo, in quei 13 anni succedono tante cose, tra cui diciamo il coming out spiritistico. Poi c'è La macchina disintegratrice, The Disintegration Machine, dell'anno successivo, e Quando la Terra urlò, When the World Screamed, del 29. Questi ultimi due sono dei racconti brevissimi, che uno si può leggere veramente in 5 minuti, e vengono poco dopo nel Paese delle Nebbie, che era invece il romanzo più lungo di tutto il ciclo, ed è quello dove lui ci mette le sue idee spiritistiche. Ok?
Questo è un po' quello che lui pubblicò, cinque testi. Ora, Doyle, abbiamo detto, non fece soltanto Sherlock Holmes e fece una marea di robe su Sherlock Holmes, dei romanzi, racconti, addirittura adattamenti teatrali. Lui poi fu costretto, come abbiamo detto, a tornare sul personaggio anche mentre stava scrivendo altro, anche mentre lui ormai era in età avanzata con altro per la testa. Ma fu anche corrispondente. Svolse il ruolo di giornalista e partecipò da corrispondente e anche da medico, quale lui era, perché lui era un laureato in medicina che praticava sì, insomma, era un medico a tutti gli effetti, anche praticante, e partecipò alla guerra anglo-boera, proprio di inizio Novecento. Perché? Perché lui disse: se non partecipo a questa guerra non potrò più partecipare a nessuna guerra, e per lui partecipare ai conflitti era un modo per diventare maturi, per diventare uomini. Okay? Nella mentalità dell'epoca ci stava tantissimo. Tematica ripresa, tra parentesi, ripresa per tutta la guerra mondiale, poi anche la guerra del Vietnam aveva un po' quella stessa propaganda sotto al tappeto che Sì, spingeva. ma penso che sia un po' la propaganda di tutte le guerre, eh? Sì. Sì. Però diciamo che Anche dopo oggi è forse. stato un po' il light, dopo la prima guerra mondiale, questa cosa dell'essere uomini, essere parte della società, fare la differenza, è stato un po' il leitmotiv più grande. E quindi lui niente, si tuffa in questa avventura senza sapere che appunto 14 anni dopo ci sarebbe stato il più grande conflitto mai avvenuto fino ad allora, e in quel conflitto lui perse uno dei figli, ok? E perse vari nipoti. Più altra gente che conosceva, eccetera, eccetera. Quindi a quel punto ci fu un po' una svolta e una virata definitiva verso lo spiritismo. Perché dico definitiva? Perché lui in realtà fu affascinato da queste idee già nel fine anni 80 dell'Ottocento, quindi era già giovanissimo quando si interessò al tema dello spiritismo. Ora, se non ricordo male, chiamiamola, boh, il movimento spiritistico nacque ufficialmente nell'84, se non ricordo male, data in cui più o meno tutti concordano. Dico più o meno tutti perché dalla seconda metà dell'Ottocento alla prima metà del Novecento nacquero scuole di pensiero, movimenti, gruppi, gruppetti affiliati a quello oppure nati da zero. Erano talmente tanti che l'unica cosa su cui andavano d'accordo era l'atto fondativo, ok? E diciamo che appunto Doyle si interessò a questo argomento. Molti dicono sì, con i traumi, i lutti che subì durante la prima guerra mondiale, lui cercò delle risposte nell'aldilà e le trovò nello spiritismo. Può essere, ma è una risposta un po' semplicistica, proprio perché lui, anche dalle lettere personali, si capisce che aveva un interesse precedente. Era stato anche scettico, da medico qual era. In un'epoca che era quella del positivismo, era stato molto scettico verso questi fenomeni e all'inizio un po' li derideva, finché, a quanto dice lui, ebbe delle prove inequivocabili, tangibili, scientifiche, che quanto avveniva fosse reale, non fosse una fandonia fatta dal medium di turno, no? E così scrisse La nuova rivelazione, The New Revelation, che se non sbaglio era nel 18, quindi la prima guerra mondiale non si era ancora conclusa del tutto. E qualche anno dopo, negli anni 20, lui estese questo volumetto in una vera e propria storia dello spiritismo in due volumi, un'opera mastodontica, portentosa, veramente io l'ho letta in inglese, ridondante. Cioè, sembra che non finire mai per raccontare sempre le stesse cose che vengono poste come verità scientifiche, che in realtà verità scientifiche non sono, ma il Doyle scrittore voleva dare la sua eredità ai posteri grazie a questo scritto. Lui non gli interessava di Holmes, ma nemmeno degli altri personaggi che aveva creato, e lui voleva essere ricordato per la storia dello spiritismo in due volumi. Ok? E dopodiché lui nel 30 morì di infarto e qualcuno, un anno, 2 anni dopo, ebbe la brillante idea di fare delle sedute spiritiche dicendo di essere in contatto con lui e gli fecero scrivere da morto un testo medianico. Ok, Non so se l'ho
sapevi questa cosa. Non la sapevo questa cosa. Ok, c'era una medium, no? Che tra il 32 e il 33, vado un po' a memoria, fece una serie di sedute, ma c'è addirittura la voce di Doyle. Fu registrata la voce di Doyle che diceva: sì, guardate che devo un attimo correggere il mio testo sullo spiritismo, perché adesso che vedo tutto dall'altra parte posso dire le cose più correttamente. E quindi che cosa fa? Ovviamente non lo fa lui, era tutta una cosa farlocca fatta da questa medium. Inventa un dogma, una serie di dogmi spiritistici che avevano l'intento di fondare una nuova scuola, come era stata la scuola teosofica su un altro piano. Okay? E con il teosofismo, lo spiritismo alla Doyle aveva qualcosa a che fare. Se noi vediamo la traduzione di queste sedute qua, dove dovrebbe parlare Doyle, esiste anche in traduzione italiana ed è fatta dalle Edizioni Mediterranee. Ok. Okay? Se tu guardi la pagina boh, 33 giù di là, quindi nelle prime pagine, trovi una specie di mappa di come dovrebbe essere l'aldilà, tutti i vari piani astrali. Okay? Tra questi piani astrali c'è ovviamente tanta simbologia tratta dall'induismo, dal buddismo, cose di questo genere. Ricordiamo che il buddismo non crede nella vita nell'aldilà, ok? Solo per dire una cosa. E è tutto un misto di robaccia, posso dire di robaccia, presa da Oriente, presa da Occidente, mescolata e buttata lì e con il nome di Doyle fatta passare per qualcosa di serio, ok? Insomma. Quindi secondo me a Doyle non è andata tanto bene, perché primo, oggi non viene ricordato quasi da nessuno per essere stato lo scrittore della storia dello spiritismo, e due, dopo essere morto, è stato manipolato per altri fini sostanzialmente, a cui io credo che lui si sarebbe distaccato, ecco. Beh, diciamo che già fino a qui tu hai messo, secondo me, sul piatto un sacco di cose interessanti. Partiamo dal presupposto che sicuramente quella è stata l'epoca, secondo me, cioè la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, è stata un'epoca che tra la venuta di Freud, la rinascita della psicologia, l'evoluzione della psichiatria ha visto delle infezioni nel suo pensiero, tra virgolette, da parte di occultismo, spiritismo e altro. Non dimentichiamoci che l'Ottocento è il secolo delle scoperte, per cui anche tutta la parte di antropologia è qualcosa che, guidati da un antropocentrismo molto forte, gli europei, specialmente gli inglesi, sono andati, no? In giro per il mondo esportando il loro modello di vita, ma portandosi a casa un sacco di cose carine. E qui cito Jung: quando il cristianesimo ha preso spazio nella nostra vita, noi abbiamo perso moltissime simbologie. È una cosa che è stata già detta, no? Tornare a Certo. casa col cappello dello sciamano, tornare a casa con degli strumenti rituali, automaticamente, muove dentro di noi quelle che sono curiosità, necessità. Insomma, completamente diverse perché il cristianesimo è austero. Tu, in teoria, come rito dovresti avere il battesimo, la comunione e in seguito l'estrema unzione, per cui il momento prima di essere, prima di morire, se io non sbaglio. Cioè, questi sono i tre riti. Tu poi cos'hai? Padre, Figlio, Spirito Santo, la croce che non sappiamo se è croce o palo, perché per i testimoni di Geova, ad esempio, è un palo, non è una croce. Per i cristiani cattolici dovrebbe essere una croce, ma poi finisce lì. Tutto quell'abbellimento che c'è stato nel corso del tempo, no? Del prete con la tonaca, col cappello, col colore, il cero pasquale, sono tutte simbologie che si sono inserite per questa mancanza. E da qui, secondo me, un Doyle giovane, ma che comunque si vede proiettato in un altro mondo, proiettato in una guerra che aveva già degli interessi, secondo me ci sta. Che vada ad arricchire, cioè d'altronde l'essere umano è nato, cioè abbiamo creato gli dèi dell'Olimpo, noi adesso ci ridiamo sopra, ma oggettivamente parlando sono fondamentali, sono stati fondamentali, no? Per Sì, l'impero sì, sì. romano, per i greci, insomma, ognuno di noi ha costruito la sua, Allora, anche la sua struttura sociale, no? Su tutto questo. la cosa che a me non tornava era proprio questa, cioè mi sembrava semplicistico che una persona, vabbè, poi tu mi dirai non c'entra niente, però una persona così istruita
così intelligente di per sé, al di là dell'istruzione, potesse virare verso lo spiritismo di punto in bianco solo perché gli era morto il figlio. E tu mi dici, ma solo perché era morto il figlio, una cosa seria, importante. Dico, sì, vabbè, però io credo che fosse una persona abbastanza lucida da non cadere in tranelli, ok? Lui fa questa operazione qua e ci arriviamo. Quello che hai detto tu è vero, cioè il cristianesimo, rispetto ad altre religioni più antiche, ha molta meno simbologia, ok? È un po' un sintetizzatore di simbologie, se vogliamo, perché all'interno della simbologia della croce ci sta un mondo. Non a caso René Guénon, che dopo andiamo anche a citare, scrisse proprio un saggio sul simbolismo della croce, per far capire come la croce cristiana non fosse nata di punto in bianco, ma essa stessa fosse il risultato di una serie di fenomeni spirituali a livello globale che andavano indietro alla notte dei tempi. È probabilmente uno dei simboli più antichi di sempre, quello della croce. Cioè, dalle grotte addirittura, ok? Era uno dei primi simboli che sono stati tracciati dall'essere umano. Quindi abbiamo questo rapporto viscerale quando noi siamo di fronte a un qualsiasi genere di croce, ok? Al di là che noi siamo religiosi o meno, cristiani o di altre religioni, perché la croce oggi ci riporta al cristianesimo, ma non è sempre stato così. Ora, c'è stato l'apogeo del cristianesimo, si è avuto nel 300, anche questo l'avevamo già detto in passato, si è avuto nel 300 quando c'è stata l'esplosione del misticismo cristiano. Ok? E allora, anzi a cavallo tra 300 e 400 ti direi, quando ci fu il massimo della metafisica possibile da parte del cristianesimo. Dopodiché c'è un progressivo impoverimento. Noi arriviamo, allora, la riforma protestante ha di fatto ucciso la spiritualità e il simbolismo del cristianesimo. Ok? Cioè, quando entra in campo la riforma, si inizia a sviluppare un pensiero, e Weber poi interpretò la riforma in questa chiave, un pensiero che andava sempre più a braccetto con il materialismo. E noi questo apogeo lo vediamo nell'Ottocento. L'Ottocento è quel momento in cui le grandi civiltà protestanti, pensa anche quella britannica, anglicana, ok, dominano il mondo e impongono un loro pensiero che, se da un lato era arrivato all'anglicanesimo, al protestantesimo in ambito religioso, dall'altro era arrivato all'esplosione del sensismo, agli studi filosofici legati al pragmatismo, okay? Che vediamo poi evolversi negli Stati Uniti. Cioè un pensiero materialista che poteva benissimo accordarsi con la religione protestante, che era più una religione fatta di atti concreti, la beneficenza, la preghiera fatta in camera propria, molto individualista, rispetto magari al cattolicesimo, ad altre religioni con più dei, eccetera, eccetera, no? Ovvio che per un impero come quello britannico c'era il fascino per tutti i popoli che dominavano, che controllavano, però c'era sempre l'antropologo di turno, lo psichiatra poi, che andavano a interpretare in una chiave razionale o razionalistica, perché qua, ripeto, siamo in ambito positivista, quelli che erano fenomeni di un altro regno, il regno della metafisica. E qui nasce un casino, perché Doyle, seguendo questo, dando credito allo spiritismo, dava credito a un tentativo di una società di darsi delle risposte che il protestantesimo non era più in grado di dargli. Chiusi in un individualismo sempre maggiore, in un materialismo sempre maggiore, si sentivano soffocati, non solo i britannici. E c'era quindi bisogno di una spiritualità più aperta al mondo dell'aldilà, che potesse parlare con certezza di qualcosa che esiste dopo la morte, no? E che potesse dare speranza. Ovvio che quando arriva la Prima Guerra Mondiale, questo sistema, che a livello sociale era stato portato avanti dalla Belle Époque, okay? Questo modello va in frantumi,
E allora, lo dice anche Doyle, lui era in costante contatto con gente che, con donne che avevano perso i loro figli, i loro mariti in guerra, e cercavano a tutti i costi che cosa? Speranza. Speranza che un giorno avrebbero potuto ritrovare quelle persone lì, che da un punto di vista umano è bellissimo. Certo. Quando poi c'è una persona che fa questo, approfittandosene di te e facendoti pensare che dalla sua voce provenga la voce di tuo marito, di tuo fratello, allora la poesia finisce per quanto mi riguarda. Però, diciamo, lo spiritismo si può leggere tranquillamente nella storia del pensiero umano, nella storia del pensiero umano occidentale, ok? Come l'esito finale, io direi tragico, di un occidente che aveva perso tutti i suoi grandi tesori spirituali. L'ultimo barlume, l'ho detto prima, era stato il 300 mistico cristiano. Prima ancora erano stati gli antichi misteri eleusini e via dicendo. Cioè, dal 400 in poi inizia a esserci sempre di più al centro l'uomo, sempre di più al centro l'esperienza sensibile, che va benissimo. Ma cosa ci insegnava la Prima Guerra Mondiale? Che tutto questo non poteva bastare all'essere umano, che aveva bisogno di un'altra dimensione, la dimensione metafisica. Okay. E c'è una risposta, ma adesso mi interrompo, c'è una risposta che è stata data in positivo e che è tutta un'altra cosa rispetto allo spiritismo, ma ne parliamo dopo. Allora, io mi sento anche di aggiungere una cosa, in realtà. La Prima Guerra Mondiale è stato un momento di profonda rottura che noi, vabbè, abbiamo preso vomito se ci penso quante volte l'abbiamo detto. Il Novecento è un secolo che stiamo ancora finendo di digerire. Prima Guerra Mondiale cessa quella sensazione umana, di controllo, cioè va tutto bene. Termina, perché ci sono troppi ribaltamenti. E noi la consideriamo una belle époque, ma forse è belle époque perché non avevamo mai conosciuto un tasso di mortalità così devastante, così tanto concentrato in così poco tempo. Cioè io faccio presente una cosa. Adesso, quando si fanno le squadre speciali, c'è una cosa che si chiama TTK, che vuol dire Time to Kill. Okay? Quando un plotone ingaggia un combattimento, c'è il minutaggio medio di sopravvivenza durante un conflitto. E parliamo di minuti. Cioè un sergente ha 15 minuti, un caporale ha circa 8 minuti di span vitale, medi. Queste non sono cavolate. Cioè noi siamo passati dalle guerre napoleoniche a una guerra di questo tipo che ci spaventava tutto quello che era stato considerato solido, si sgretola, compreso il positivismo, perché il positivismo è stato uno di quegli strumenti che poi ha creato la mortalità, mitragliatrici, fucili a ripetizione, gas. Cioè tutto si evolve e secondo me questa ricerca di qualcosa di più atavico è fisiologica. Se voi prendete Peaky Blinders, Thomas Shelby, per quanto sia una persona, e qua rispondo anche alla tua affermazione del macabro, una persona così colta, così intelligente, cede allo spiritismo, ok, ha perso un figlio, però Thomas Shelby è un grandissimo scettico, lui non fa niente se Polly non gli dà la sua benedizione. E quello è esattamente il concetto base che c'è nel pensiero rituale umano. C'è un calciatore, che adesso io non mi ricordo come si chiama, che al suo debutto è inciampato sugli scalini. Il suo debutto è stato clamoroso, lui ogni volta che entra in campo inciampa. Perché se non inciampa quella giornata va male. Ed è pieno di atleti che hanno la loro gestualità. Quello non è spiritismo, però è ritualità. E la ritualità si ricongiunge per forza a elementi di questo tipo. Cosa fai prima di scrivere, Andre? Prima di scrivere, Sì. mi devo creare una comfort zone personale, nel senso. Perché ti devi creare una comfort zone personale? Non c'è la necessità, sai già che Devi. puoi scrivere, no? Ma io personalmente devo entrare in una specie di stato, chiamiamolo stato, ok? Che non so descriverti, è uno stato specifico della mia testa che so che quando entro lì sto lavorando su un'altra frequenza, ok? Se non riesco ad arrivare a quella frequenza, posso anche scrivere tutto quello che voglio, ma non ha alcun senso. Ottimo, vedi, non ha alcun senso. Tu non lo sai se quella cosa che scrivi non ha alcun senso, perché magari la leggo io e ti dico: ehi, gran bella roba, gran bel pezzo.
Invece, per te, simbolicamente, non c'è stato il rituale. È come dire se tu vai in chiesa e finché il prete non dice prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in eterno sacrificio per voi, fin tanto che non avvengono quelle precise parole, non avviene il principio della consustanziazione, che non mi ricordo se è giusta la parola perché è un casino, però dovrebbe essere questa, ovvero il pane che si tramuta veramente in carne, perché il cristiano cattolico ha questo pensiero, il cristiano invece, ad esempio, testimone di Geova, non crede nella consustanziazione, per dire, no? Però ecco, finché non avviene quel rituale, Andrea non ha santificato il posto in cui lavora e non può scrivere bene. E poi ti dirò una cosa che a me fa sorridere. Non so come prenderla. Le cose che scrivo non pienamente o non in quella frequenza sono quelle che vengono apprezzate di più. Ok, quelle che scrivo a quella frequenza, che per me sono le cose migliori che ho scritto, non vengono percepite come le migliori del testo. E questa cosa mi dà da pensare, non cioè, sto ancora cercando di capire come leggerla, ma se tu prendi anche, che ne so, 10 testi di poesia, puoi star certo che le due, io le chiamo meno ispirate, perché quando non sei a quella frequenza io dico che non c'è l'ispirazione, no? Le meno ispirate, puoi star certo che saranno le due selezionate delle 10. Com'è buffa la vita, amico Ah, ma mio. probabilmente perché quando entri nel tuo mondo, cioè è il tuo. Perché è un tipo di dimensione che non può essere riprodotta da altri. Non a quei livelli minuziosi del dettaglio, ok? Tutti possono inciampare, ma nessuno può inciampare come lo faccio io, con la motivazione che faccio io, con la storia che ho io, ok? E questa unicità ci fa credere probabilmente che quel testo sia più bello di altri, oppure c'è anche l'aspetto dell'ermeticità. Ok, quando ognuno di noi entra a certi livelli di coscienza, io credo che faccia un percorso che può essere solo individuale, e più vai avanti, e più quel percorso è individuale, non individualistico, individuale, e diventa sempre più difficile comunicarlo. Ed è il motivo per cui è più facile in filosofia parlare di, che ne so, ontologia. Di ermeneutica piuttosto che parlare di metafisica. Okay. Perché? Perché parlare di metafisica è la cosa più complicata che tu possa fare in filosofia e in generale penso nella vita. Perché? Perché entri in un regno che non è più quello dei dati scientifici, non è più quello dell'analisi, ma è un mondo dell'intuizione. E se io ho un'intuizione, posso solo spiegarti l'idea che ho avuto. Magari mostrandola in un disegnino, in qualcosa, ma non ti potrò mai riprodurre l'intuizione così com'è. Mentre l'analisi che io faccio di qualcosa può essere eventualmente dimostrabile o meno. E allora lì abbiamo un campo condiviso. E anche il motivo, secondo me, per cui oggi, e da un certo punto di vista è bene così, c'è anche un trionfo delle scienze, soprattutto delle scienze applicate. Lo vediamo anche in ambito astronomico. Nella fisica applicata, eccetera, eccetera, perché è un punto in cui tutti, anche quelli che parlano lingue diverse, si possono ritrovare. Okay? Poi non entriamo nel discorso dell'eccesso che abbiamo oggi, come all'epoca era il positivismo, oggi è lo scientismo. Okay? Però sicuramente è comprensibile questo. Mentre se noi adesso iniziamo, se io e te adesso iniziamo a parlare di metafisica. Puoi star certo che abbiamo 1 milione di idee diverse. Prendiamo una terza persona, avrà 1 milione di idee diverse da tutti e due. Ok? Non ne usciamo più. Perché è un campo che non può essere provato con i metodi che abbiamo noi, col metodo cartesiano, chiamalo come vuoi, insomma. Ciononostante non possiamo farne a meno. Ed è questo il dato fondamentale. Ed è per quello che prima mi sono interrotto, ma ti volevo dire, la risposta secondo me non era lo spiritismo, ma lo spiritualismo. Ok? Lo spiritualismo è una corrente filosofica di cui appunto Henri Bergson, che fu anche un Nobel della letteratura,
cercò di spiegare questa differenza tra analisi, okay, e intuizione. Cercò di mettere i puntini sulle i. Se noi prendiamo lo spiritismo nell'ottica di Arthur Conan Doyle, lui la voleva porre come analisi, come se fosse una cosa scientifica. Lui la chiama la nuova rivelazione, perché dopo la rivelazione di Cristo e degli antichi profeti, quella degli spiriti sarebbe stata la terza ondata rivelatoria dell'umanità. Okay? Ovviamente questa cosa non si è realizzata. Okay? Però lui è così che la leggeva. Mentre lo spiritualismo di Bergson è un modo per cercare di riportare la metafisica su dei binari, intanto, e per ripartire con una discussione. Infatti lui, nel suo scritto più famoso al riguardo, lo intitola Introduzione alla metafisica. Cioè, torniamo a parlarne. Ed è anche grazie a un pensatore del genere che si inizia a smantellare tutto il pensiero positivista. E lo fece ancora a inizio Novecento, mi pare 1903, quindi anticipò addirittura i tempi rispetto alla Prima Guerra Mondiale. E il fatto che fu premiato col premio Nobel per la letteratura, un filosofo, ti fa capire, ti dà la dimensione del fatto che quello che lui spiegava, che era una cosa difficilissima da spiegare, lo riusciva a fare con una certa sonorità, con una certa letterarietà, con delle metafore, con qualcosa che aveva un pregio. Okay? Un po' come Churchill che vince il premio Nobel della letteratura perché aveva scritto i volumoni di storia. Okay? Insomma, come capisci, sono molto in contrasto con Doyle da questo punto di vista. Ma credo che sia, ripeto, credo che sia anche giusto. Poi il problema quando trattiamo tematiche di questo tipo è che si, cioè, qua secondo me si vanno proprio a creare quei campi di conflitto che diventano problematici per vari motivi, quelli che hai detto tu, però è come se noi stessimo facendo stessimo avendo una discussione dove il punto per definire, no, chi ha ragione o chi ha torto, perché noi riportiamo tutto questo sul piano scientifico. Come dicevi tu, no? Tu parli di metafisica, dici una roba, io parlo di metafisica, dico un'altra. Il problema è che noi non riusciamo a ritararci su un principio solido, condiviso, per cui chi è che ha ragione, chi è che ha torto? Nessuno. Noi abbiamo per forza bisogno di avere i due estremi, che poi siano due estremi, ok, ma ci servono. L'idea socratica del due estremi che sono infiniti potenzialmente non può funzionare quando si dialoga, perché quando si dialoga riguardo a questi argomenti, ed è un dato di fatto, un dato di fatto. Parla con una medium, parla con una persona che si occupa, no, di relazioni familiari, le costellazioni familiari, io penso, no, cose di questo tipo, che lavorano molto su dei concetti appunto spirituali, dove l'anima è spirito ed è immortale. Cioè, io non vedo, no? Non vedo mio zio di cui tu mi stai parlando, io non percepisco le sensazioni che tu hai. Ma ci sono. Stai allucinando? Sei in un momento borderline? È un delirio psicotico breve? Io ti rispondo che quando Freud scrisse l'interpretazione dei sogni, si imbatté nei sogni premonitori. E l'unica cosa che fu in grado di dire fu: regà, ci sono, io non posso però indagarli, cioè non posso indagare, sospendo il mio giudizio, li accetto perché non posso negare una cosa reale. Anche lì, quando Doyle dice che ha avuto delle esperienze che lo hanno fatto ricredere, io ti posso, guarda, mano sul fuoco, perché mi sono interessato molto di esoterismo in maniera un po' diversa anch'io quando ero più giovane. E ti porto sicuramente da delle persone che ti danno delle informazioni che non potrebbero avere. Tu non sai per quale motivo loro ce le hanno, non sai da dove arriva. Prego, Posso dare una risposta se vuoi? prego. C'è un motivo. Questo esempio che tu hai fatto è proprio l'esempio che viene riportato, come si intitola? Critica allo spiritismo, se non ricordo male in italiano, di René Guénon, cioè che ho citato prima per un altro testo. Lui cosa fece? A parte riportare, anche qui, riportare sui binari il discorso sul tradizionalismo, ritrattare la metafisica, anche lui scrisse un saggio alla Sorbona, mi pare, intitolato proprio Metaphysique, e riportare insomma questo discorso sulla scena su binari,
che fossero credibili e non fossero popolari, perché lo spiritismo, lui dice, ha questo grave danno, fa questo grave danno, cioè rende una materia pericolosa alla portata di tutti, perché tutti possono mettersi intorno a un tavolo e fare quello che fa la medium. Certo. Ok? Non ci vuole niente, basta leggere un paio di libri e anche io adesso stasera mi posso mettere a chiamare gli spiriti. Ok? Ora, bisogna un attimo distinguere il discorso. Se uno è un ateo, non ha alcun pensiero legato all'aldilà o addirittura non crede all'anima, insomma, non viene toccato da questo discorso, perché qualsiasi dimostrazione che tu gli vuoi dare, per lui non sarà credibile, ma perché non è dimostrabile fisicamente, concretamente, ma perché? Perché non stiamo parlando di un, chiamiamolo un reame, di un regno delle cose. Cioè, la metafisica si chiama così perché va oltre la fisica, va oltre gli oggetti tangibili, va oltre le prove. Il tavolo è di legno, il tavolo è duro, eccetera, eccetera. Ok? Quindi io non ti posso parlare di metafisica volendotela dimostrare con questa chiave, perché è un controsenso logico, ok? Se vogliamo proprio parlare di logica. Quindi, vabbè, se uno non crede a queste cose, non le sente, non le avverte, non lo puoi convincere in nessun modo. Però poniamo che una persona invece dica: sì, io credo nella vita dopo la morte, in senso molto generico, oppure è un religioso di una religiosa di qualsiasi religione, cioè ha una sua spiritualità, crede anche nell'anima, mettiamo, no? Ora, una persona può essere incuriosita dallo spiritismo perché dice: ma sì, ci credo, dai, proviamoci. E non dice: non è così facile, non basta dire lo credo verosimile. Perché si muovono delle forze, ok? Quello che tu vedi avvenire nel medium è semplicemente, allora, da un punto di vista psicologico, adesso io non so i termini, diciamo, Precisi, ma tecnici, penso che non sia grosso modo troppo importante. credo però che Jung abbia detto qualcosa del genere, cioè una via di mezzo tra una cosa scientifica e non scientifica, quindi Jung ci sta a pennello. Diceva sostanzialmente che quando una persona, dico banalmente, riesce a empatizzare totalmente con un'altra e riesce a leggere nel pensiero, mettiamola così, o Ok. le aspettative, ok? E questo su un piano sottile, anche senza doverci fare un colloquio di un'ora e via dicendo, anche soltanto dallo sguardo, dai modi di fare, dalla condivisione, diciamo, della stessa stanza, della stessa anima, ok? Quindi una persona può attingere a questo e interpretare delle cose e farti credere che quelle cose siano di provenienza, boh, non so, di un tuo parente o via dicendo. In realtà è semplicemente entrato in contatto con te, ok? Non con qualcosa di altro. Dopodiché può arrivare qualcosa d'altro, se uno sempre crede all'aldilà. Quel qualcosa d'altro dice che non può essere l'anima individuale, perché l'anima individuale nella concezione degli stati molteplici dell'essere, ok? Che è un discorso molto complesso, diciamo. No, no, ma Comunque vai, vai, vai. nella via di pensiero tradizionale, quindi quella millenaria a cui tutti i grandi pensieri del mondo si rifanno, il piano molteplice dell'essere prevede che tu, una volta persa la tua individualità su questa terra, possa proseguire. E di te rimangono soltanto delle tracce, ok? Lui dice: il medium al limite può entrare in contatto con queste tracce. Queste tracce che cosa sono? Non sono la persona, non è il tuo parente morto. È invece, per esempio, un ricordo di un tuo parente morto, rimasto come traccia. Il medium riesce a captarla e a riproporla. Poi cosa fa questa traccia? Entrando in un corpo, entra anche nelle facoltà di quel corpo, quindi anche le facoltà mentali di ragionamento. Ok. Okay? Quindi lui dice: il limite massimo a cui si può arrivare è captare delle tracce qua e là, magari in un ambiente molto frequentato da quella persona e via dicendo, ma non puoi mai entrare in contatto con quella persona, perché quella persona è su un altro stato di essere, non può più entrare in contatto con te. Ok? Non è morta, non è scomparsa, secondo il pensiero tradizionale, dico, eh. Poi, se uno dopo è atto e tutto il resto dice: vabbè, non sta a raccontarmi queste storie, io non ci credo. Però, se uno invece vuole vedere qualcosa di
crede in qualcosa di concreto nell'aldilà, e più, diciamo, anzi, è meglio se segua un percorso tradizionale che Renége Non, in testi come la metafisica, la critica dello spiritismo e gli stati molteplici dell'essere, per non citare tutto il resto, ha fatto. Se invece non ci soddisfa nemmeno questa via, perché magari per noi è troppo, diciamo, astratta, l'esoterismo non ci interessa, benissimo. Prendiamo in chiave filosofica Henri Bergson, l'introduzione alla metafisica, e di nuovo questa cosa qua, il pensiero di una vita nell'aldilà, è comprensibile grazie all'intuizione. Ok? Cioè, gli strumenti ci sono. Chi purtroppo cade in questi tranelli, in queste farse dello spiritismo, della teosofia, delle varie filosofie, dei vari pensieri New Age, purtroppo perde tanto tempo, tante energie psichiche, mentali, animiche, chiamare come vuoi, e butta via la sua vita, secondo me. Poi non so se sei d'accordo. Allora, complicato darti una È risposta. molto complicato questo discorso, dove ci siamo impelagati. Io mi limito a dire questo. Da psicologo io vedo che ha contatto abbastanza anche diretto con persone che, insomma, mettono in atto varie pratiche di natura un po' più esoterica. Mi vedo molto spesso incuriosito da quello che accade e studio, tra virgolette, questi accadimenti con una sospensione del giudizio. Noi abbiamo molte domande alle quali non possiamo dare una reale risposta, no? E cito impropriamente Barbero su questo. Quando noi parliamo di storia, noi parliamo di qualcosa di cui veramente non sappiamo nulla. Sappiamo che qualcuno ha scelto di descrivere un evento in un determinato modo, ma non è stato scritto da un narratore onnisciente. È un evento che è stato riportato da una persona specifica con la sua percezione, che può aver cercato di essere imparziale, come può aver cercato di essere estremamente schierata in una direzione piuttosto che in un'altra, no? Certo. E questo è estendibile a qualsiasi campo della nostra vita. Però sulla base di questo io ti dico che non credo che si sprechino delle energie nel momento in cui si cerca di agire collettivamente per qualcosa di positivo. Il problema in tutto questo è che le personalità che di solito sono maggiormente più attratte da queste pratiche sono, guarda caso, personalità che hanno bassi livelli di scolarizzazione e grandissime tendenze di natura manipolatoria e qualche lievissimo tratto di narcisismo maligno. E qui riporto un Rorschach, che fu preso in esame durante una delle mie lezioni con la dottoressa Armezzani, sì, con la Paola Armezzani, se non mi sbaglio, dell'Università di Padova, dove analizzammo un Rorschach e sostanzialmente nella lettura di questo test ci fu presentato un personaggio che noi dovevamo dedurre sulla base delle risposte che lui aveva dato. Era un signore di mezza età, circondato esclusivamente da donne, con un basso livello di scolarizzazione, ma delle buone capacità oratorie, che sostanzialmente si era creato la sua cricca, mettiamola così, di persone che seguivano, no, questo suo verbo. Perché lui era in contatto con gli spiriti, si sentiva un uomo medicina, per cui uno sciamano, sta cosa dell'uomo medicina fa un sacco New Age, cioè gli indiani, ma di che stiamo a parlare? Nel XXI secolo? Comunque l'idea era un po' questa, no? Il problema è proprio il blocco di sbarramento che non c'è e che dà spazio a personalità fondamentalmente non disturbate, ma che possono fare danni e di potersi esprimere. Perché poi, tornando al discorso di prima, arriva lui e ti risponde: beh, io sono stato in un'altra vita un capo sciamano, un uomo medicina. E tu gli dici no, e lui ti risponde invece sì. Negami, nega questa mia affermazione. E tu gli dici: boh, la vedo un po' difficile. Gli puoi mettere sul piatto tutto quello che vuoi, ma lui ti può rispondere in 200.000 modi, che lui ha avuto conferme, che lui ha fatto un rituale piuttosto che un'altra cosa. E questo aspetto si è diffuso moltissimo nella cultura americana, che poi ci ha infettato, proprio perché la cultura americana è una cultura dove il divario sociale è talmente tanto ampio che ognuno tira a campare.
Ma lì sai qual è il fatto? Beh, non so se mi hai visto di Bill Maher, che è un conduttore americano, lui ateo, anche mezzo comico, e lui anni fa, tanti anni fa, fece una specie di documentario inchiesta sulla religione negli Stati Uniti e intitolò con un gioco di parole tra religioso e ridicolo, Religulous, no? E fece questo giro e vedi veramente l'America profonda. I suoi pensieri religiosi. Tra questi vieni a scoprire che esistono oggi, allora sai che secondo i cristiani stanno attendendo la seconda venuta di Gesù Cristo, no? Ok, bene, negli Stati Uniti è già successo una cosa come 50 volte più. Ci sono 50 Gesù Cristo in seconda sì, venuta, diciamo, che girano, ma tu non è che dici che hanno 10-15 persone, stiamo parlando di centinaia di persone per ciascuno di loro. Migliaia per alcuni. Cioè, alcuni seguono da altre parti del mondo e pagano soldi. Non lo so, cioè, stiamo parlando di Gesù Cristo in seconda venuta e ce ne sono a decine sparsi per tutti gli Stati Uniti. Ok, cioè, di cosa stiamo parlando? Di spiritualità? C'è un discrimine. Quando un tizio ti dice, arriva lì e ti dice, io sono la persona X, il mio antenato, io sono la reincarnazione del Buddha, io sono la reincarnazione del Medicine Man, dei Navajo, quello che so io, no? Derivo dal Dio Piuma, eccetera, eccetera, no? Benissimo. Gli devi domandare su quale ramo iniziatico sei stato introdotto, da quale iniziazione hai avuto? Ok. Quando ti dice che non è stato iniziato da nessuno, perché tre quarti di questi non sanno neanche che cosa sia un'iniziazione, capisci che sono cose farlocche, perché questo genere di saperi, nella via tradizionale, sempre che uno ci creda a queste cose qua, io ci credo, nella via tradizionale tu devi essere iniziato da uno che ha già questo potere. Quindi il medicine man non lo diventi perché un giorno decidi di esserlo tu, ok? È qualcosa che ti deve essere da un lato riconosciuto e dall'altro attribuito. Poi certo, tu devi avere delle doti, delle potenzialità, ma non basta. Okay? E se no siamo tutti potenzialmente eroi come vorrebbe David Bowie, no? Cioè, dall'altro, se questo ti risponde, io sono stato iniziato a... devi capire chi sono queste associazioni, questi enti, gruppi, sette. Bisogna capire, perché ci sono sette e sette, ci sono gruppi e gruppi. Ci sono alcuni che seguono una reale via tradizionale, altri che sono nati l'altro ieri. Quelli che sono nati. Allora, noi quando parliamo di occultismo, pensiamo che sia una cosa antichissima, misteriosa, nata millenni fa, alle origini del pensiero religioso e spirituale dell'essere umano. Allora, l'occultismo è nato nella seconda metà dell'Ottocento. Ok? Ha una storia di 150 anni, se va bene, 170, top. Questo è l'occultismo. L'occultismo prendeva tutto il pensiero, diciamo, magico che c'era stato nel corso dei millenni, nel tentativo, non riuscito mai, di farne un unico pensiero. Ok? L'occultismo è una cosa diversa dall'esoterismo. Sì, Ok? beh, chiaro, Eh assolutamente. no, questo non è chiaro No, alla no, maggior no, parte delle ok, vai, persone. vai, vai. E soprattutto c'è un'idea dell'occultismo come di una cosa che esiste, che ne so, da 5.000 anni, dai babilonesi in poi. No, l'occultismo è nato, se non ricordo male, in Francia, nell'Ottocento, 1800, dopo Cristo. Okay? Cioè, sono cose diverse. Lo spiritismo è nato nel 1884. Che storia tra... La teosofia anche è nata nella seconda metà dell'Ottocento. Com'è nata la teosofia? Nel modo in cui ho detto adesso. C'è stata una tizia che si è detta una profeta perché ispirata da non si sa quale segreto mistico rinchiuso nell'Himalaya, in punto inaccessibile, era talmente inaccessibile che nessuno ha mai potuto provare questa cosa, è stata iniziata da questo tizio sconosciuto e introvabile, da un pensiero che non si sa quale esattamente fosse. Ha iniziato a fare i suoi dogmi in fila, cioè in serie, okay? Ed è un pensiero che non smonta, no? Quando scrive il suo testo sulla teosofia. Cioè, sono tutti pensieri che cercavano risposte a quel tempo in reazione al positivismo e al materialismo dell'epoca, e oggi che siamo in epoca simile, col scientismo e l'individualismo odierno, anche oggi noi cerchiamo
queste risposte sull'aldilà, cerchiamo la speranza e la andiamo a cercare in queste cose farlocche, che sono farlocche perché non hanno un'origine tradizionale, non hanno alcun, sono praticate da persone senza iniziazione e secondo magari gruppi e associazioni nate negli anni 80 da vecchi hippie che non sapevano più cosa fare delle loro vite alla soglia di 50 anni. Cioè, No, mi scusate. hai riempito il cuore di gioia con quest'ultima frase, io te lo dico. E mi permetto di... Beh, in realtà, nel senso, io concordo pienamente con quello che hai detto tu. Ritorno a due pensieri, quello di Jung e quello di Freud. Freud dice che la nostra grandissima paura della morte è qualcosa che noi non siamo più in grado di esorcizzare. E la mancata esorcizzazione di questa paura poi porta, no, ad avvicinarsi potenzialmente a delle risposte, perché il cristianesimo, in realtà, se noi pensiamo al concetto di martirio, la morte non è negativa. E i martiri sono brutti, regà, perché farsi scuoiare non è bello. Però voglio dire, il martirio è visto come un gesto sacrificale che secondo me è positivo. Per cui l'immagine, no, della morte, così come della vita dopo la morte, dovrebbe essere tutto sommato. C'è però una svolta teologica già nell'antichità su questo, per cui il martirio già inizia ad avere dei connotati non più così positivi in epoca abbastanza antica. Quindi sì, in origine come dici tu, però poi a livello teologico credimi Ma che. infatti io volevo arrivare lì, nel senso, l'idea è che noi poi perdiamo il valore di queste cose e abbiamo bisogno di sostituirle. Cioè il cristianesimo, pensiamo alle religioni del Sud America dove il Dias de los Muertos, tu vai a fare il picnic sulla tomba dei tuoi avi, perché la morte è visto come un processo naturale, come un normale decadimento. Perché loro hanno questi pensieri? Perché loro hanno mischiato il cristianesimo con quelle che sono le loro religioni, molto meno intimidite dal fine vita, perché la vita è fragile in natura, lo è nella nostra società, figurarsi in natura dove non ci sono protezioni. Il cristianesimo invece crea una scorza, crea una sorta di allontanamento che poi diventa il non puoi parlarne, poi diventa il solo uno può risorgere perché solo Dio può risorgere, cioè solo Cristo, scusate, solo Cristo può risorgere. La risurrezione dei morti che verrà. Se noi prendiamo i testimoni di Geova, ragazzi, e vediamo che cosa fanno, cosa secondo loro dopo Armageddon accadrà, convertitevi perché sennò i corvi vi mangeranno gli occhi. Cioè, Boh, dobbiamo questo, proprio. questo sì, Cioè, c'è in ogni religione, sì, sì. però è importante capire che la morte è paura. E nel momento in cui noi abbiamo questa forte paura, questa forte non accettazione, in un'epoca in cui, ripeto, una delle sindromi più divertenti è quella di Peter Pan, e la vediamo nei quarantenni, cinquantenni, che non riescono ad accettare che la vita è un ciclo, ci serve qualcosa di più. E tutte queste cose calzano a pennello, si introducono, ci aggiungiamo il fatto che noi siamo sempre alla ricerca di una simbologia perduta, e qui è appunto la frase di Jung, le due cose collimano perfettamente, sono proprio due pezzi di un puzzle disfunzionale che però funzionano in termini di realtà. Ecco, io mi sento di voler arrivare qui con questo. Sì, abbiamo veramente preso una strada curiosa. Cioè, a me è piaciuta, però è curiosa. Io sono dell'idea che sia giusto così, nel senso, tutto è un pretesto. E sono convinto che questo episodio di Halloween sia un episodio che funziona. Intanto ringrazio chi si è iscritto. Grazie Fabio. Scusi, chi follow, Ah, sì. scusa, grazie. No, volevo un attimo. Aspetta, se lo trovo. Certo. Se lo trovo. Dove sei? Io sono lo psicologo. La chiedono in chat chi è lo psicologo. Sono quello che ne avrebbe bisogno. Io sono lo psicologo, Andrea è scrittore. Allora, eccolo qua. No, stavo pensando a proposito di Arthur Conan Doyle. A me lui come scrittore è sempre piaciuto da Sherlock Holmes e non solo. L'ho trovato veramente pretenzioso e in contrasto con le mie idee per quanto riguarda il tema spiritismo e ho cercato di spiegarlo leggendo sia in chiave filosofica, quindi proponendo Henri Bergson come risposta a questo genere di Doyle,
dall'altro in chiave esoterica e quindi rimandando a quei tre scritti di René Guénon. Detto ciò, quando si tratta del ciclo di Challenger, io trovo il migliore Doyle che sia possibile per quanto mi riguarda, perché soprattutto nel mondo perduto lui si mostra quale uno dei primi scrittori di fantascienza, cioè insieme, vabbè, a Wells ci sarebbe ancora la proto-fantascienza, se vogliamo, di Stevenson e via dicendo, però uno dei primi a lanciarla in chiave di massa è proprio Doyle. E perché ci riesce? Perché grazie a Sherlock Holmes, il personaggio più razionalistico penso che sia stato creato tra le pagine, lui con un personaggio così razionalistico riesce a pomparne un altro che sulla carta è uno scienziato, cioè il dottor Challenger, ma che porta avanti contenuti di fantascienza, contenuti controversi, come quello dello spiritismo nel terzo romanzo, nel terzo racconto del ciclo, insomma, e introduce una serie di personaggi come Edward Malone, che sarebbe il giornalista nel primo libro, Il mondo perduto, che è un personaggio in cui tutti noi ci possiamo immedesimare, perché è colui che è curioso, cioè è quel genere di persona che da un lato non può non ascoltare la scientificità del dottor Challenger, per cui tutto si deve basare su dati di fatto, scientificamente probabili, ma non abbandona mai la dimensione emozionale da un lato e dall'altro il fascino, che non è il fascino scientifico, per le meraviglie del mondo. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando nel mondo perduto questo gruppo di ricerca scopre dei dinosauri e li scopre, se non ricordo male, nella foresta amazzonica degli anni dell'epoca, insomma, quindi del 1900, subito dottor Challenger e il professor Summerlin, che sarebbe un altro della spedizione, un altro professore della spedizione, subito iniziano ad indagare. Ah sì, questo c'ha il collo lungo così perché gli serve, quello là c'ha degli artigli perché. E iniziano tutto a categorizzare tutto quanto, a rendere tutto quanto impacchettabile in etichette, in diciamo una suddivisione del sapere aristotelico, no? E poi invece c'è Edward Malone, che il personaggio che di fronte a un dinosauro nel 1900 mette in mostra tutto il suo stupore. Allora, quando uno legge Doyle, questo genere di Doyle, ha tutto lo spazio per immedesimarsi in Malone, per poter apprezzare quanto di bello c'è nella scienza e nel suo modo di esplorare una realtà, anche una realtà assurda che fino al giorno prima si pensava non scientifica. Però poi non si smette di sognare, okay? Che è la cosa fondamentale. E quando noi arriviamo veramente alla terra della nebbia, allora lì è uno scritto, quando lui ormai si era, diciamo, convertito totalmente allo spiritismo, siamo nel 26, e a quel punto lui, in chiave letteraria, sfruttando un personaggio che era stato famoso, il dottor Challenger, 13 anni dopo, dice: vabbè, adesso io vi infilo dentro una storia di spiritismo. Così vi indottrino un po', sto semplificando, vi indottrino un po', però vi trasmetto quello che per me conta davvero. E quando lui si fissa troppo sulle credenze dello spiritismo diventa un po' docente, però per il resto è una storia molto godibile. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando lo spiritismo viene inserito nella letteratura è una grande cosa, perché ti porta un sacco di idee, ti porta un sacco di pensieri e mette in gioco un sacco di stranezze che a noi servono, che a noi servono, no? Quando poi si vuole trasformarla in una scienza, in una nuova rivelazione, è un altro paio di maniche, di questo abbiamo parlato. C'è un altro testo, e concludo, che per certi versi è un testo spiritista, ed è Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. Stupendo, mi permetto di dire. Se vogliamo, quello è un testo spiritista che trae spunto dalla passione tra 8 e 900 per lo spiritismo, no? A livello popolare, ma fa una cosa intelligentissima. Ora, tra l'altro, faccio una parentesi: sia Oscar Wilde che Arthur Conan Doyle erano entrambi massoni, ok?
Quindi loro hanno avuto un'iniziazione tradizionale. Poi, ad esempio, Doyle ha avuto entrate e uscite dalla massoneria per 3 volte e alla fine, negli ultimi anni, se n'era allontanato pur mantenendo amicizie, eccetera, eccetera. Di Oscar Wilde adesso non ricordo esattamente. Comunque, entrambi seguivano un filone di via tradizionale riconosciuta, eccetera, eccetera. Detto ciò, Wilde cosa fa? Usa lo spirito, il fantasma, in funzione di un tema, e il tema è quello del perdono. Il perdono dato dalla donna che, nonostante quello spirito in vita abbia compiuto le peggiori nefandezze, può essere passibile dopo la morte, dopo aver sofferto, cioè dopo aver attraversato un processo di sofferenza, può ricevere il perdono. Che poi è un perdono che anche lui dà a se stesso, sostanzialmente, e che è ciò che lo libera. Qui tu puoi fare ovviamente una lettura psicologica, ma ci puoi fare, ma in generale, una lettura molto umana, io trovo. Ed Assolutamente. è un utilizzo letterario del tema dello spiritismo che funziona. Quindi, finché se ne parla in termini romanzeschi, io trovo che vada tutto bene. È quando si inizia a trasformare lo spiritismo in scienza che. Guarda, io credo che siamo, boh, qua siamo allineati, nel senso che ritengo che il fantasma di Canterville sia una storia alla superficie davvero semplice. Anche umoristica per certi versi, ma che quando la concludi, se hai un briciolo di empatia, ti apre positivamente il cuore. Cioè, nel senso, è veramente una. È veramente. È veramente Maria che accompagna Cristo alla croce per me. Esattamente quello. Accompagna Cristo alla croce e gli dice: vai a redimerti. Per cui è capovolta anche quella cosa lì, no? Io l'ho vista molto in quel senso, lessi che ero veramente alle superiori e fu uno di quei primi momenti in cui mi resi conto di quanto potente potesse essere anche una semplice storiella. Esatto. Andre, se tu vuoi deliziarci o se hai altro che vorresti aggiungere, io andrei verso la conclusione e magari lascio un po' di spazio per due domande che sono arrivate. Però farei una conclusione formale, poi rispondiamo brevemente alle domande. Sì, allora un attimo che volevo leggere proprio qualcosa tratto, visto che di Doyle si parlava, solo se lo trovo ovviamente. Dove sei finito? Ecco qua, allora, la nuova rivelazione che in italiano io avevo reperito un testo della Sellerio, credo che sia di Palermo, del 93. Sì, non sono stati molto riediti negli ultimi anni in italiano, però vabbè. Ecco qua, c'è questo passaggio che è curioso, scritto in prima persona. Avrei potuto tirare avanti per tutta la vita come ricercatore psichico, assumendo un atteggiamento comprensivo, ma più o meno dilettantesco verso l'intero argomento, come se si stesse discutendo su qualcosa di impersonale, come l'esistenza di Atlantide o la controversia baconiana. Ma venne la guerra e la sua venuta riempì di serietà il nostro animo, ci spinse a esaminare più da vicino le nostre convinzioni e a riordinarne i valori. Davanti a un mondo in agonia, dove ogni giorno si veniva a sapere della morte del fiore della nostra gente, deciso ai primi albori di una giovinezza non vissuta, e vedendo intorno a me mogli e madri prive di un'idea chiara su dove fossero andati a finire i loro cari, mi parve all'improvviso di capire che il soggetto col quale tanto a lungo mi ero baloccato non era semplicemente lo studio di una forza al di là delle regole della scienza. Si trattava di qualcosa di veramente tremendo, un abbattimento delle mura che separavano due mondi. Un messaggio diretto e innegabile dall'aldilà, un richiamo di speranza e di guida per la razza umana nel momento della sua profonda disperazione. Ne abbiamo già parlato, però questo è per leggere direttamente le sue parole. Cioè lui ci credeva fortemente e lo credeva come qualcosa di scientifico. Poi io credo che all'epoca fosse umanamente comprensibile tutto qua. Io mi trovi allineato. Va bene, allora, noi vi ringraziamo come sempre per chi ha visto la live in diretta, per chi la vedrà in differita, grazie. Vi salutiamo e adesso andiamo a quella che è la seconda parte, per cui grazie e ciao a tutti.